Martin Heidegger, La questione della tecnica, Die Frage nach der Technik, uno dei testi fondamentali della filosofia di Heidegger, ripubblicato recentemente da questo giovane e coraggioso editore di Firenze, Gower, insieme ad un altro saggio fondamentale di Heidegger che è Scienza e Meditazione, Wissenschaft und Besinnung. Molto giusta la scelta di pubblicarli insieme, dato che Scienza e Meditazione è una conferenza che Heidegger ha pronunciato nel 1954 in vista della preparazione di quella che nel 1955 sarebbe stata la versione definitiva della questione della tecnica. Dico versione definitiva perché come conferenza nasce nel 1949 con un altro titolo, Das Gestell, e poi appunto nel 1955 arriva alla versione definitiva, quella con la quale oggi la conosciamo. In questa edizione entrambi questi saggi, la questione della tecnica e scienza e meditazione, sono riproposti nella nota e consolidata traduzione di Vattimo, che però recentemente era diventata un po' difficile da reperire nelle librerie, e bontà sua, questo editore ha chiesto a me di fare una introduzione, di scrivere un saggio introduttivo. Quello che vorrei dire in questo breve video non è tutto quello che ho scritto in questo saggio introduttivo, perché ovviamente servirebbe molto tempo, questo video verrebbe di più di un'ora. Vorrei richiamare soltanto alcuni punti fondamentali e poi ovviamente rimandare chi eventualmente fosse interessato alla lettura del libro in sé. Punti fondamentali, già definire quali pensiamo che siano soltanto i punti fondamentali è già un'impresa ardua di fronte a questo tipo di saggio. Innanzitutto si può iniziare con una considerazione preliminare che è quella della limitatezza delle pagine di questi saggi, perché a prescindere da quella che è l'impostazione grafica e di stampa, in tutti i casi abbiamo a che fare con dei saggi che sono pubblicabili in poche decine di pagine, entrambi, la questione della tecnica e scienza e meditazione. Eppure entrambi, soprattutto la questione della tecnica, sono saggi che possiamo dire fondano la moderna filosofia continentale della tecnica, non perché prima non esistesse in filosofia una riflessione su questo tema, ma perché da questi saggi, soprattutto la questione della tecnica, in poi la discussione diventa centrata su quello che promana da questi saggi. Quindi, come dire, quantità e qualità non sono sinonimi. A quanti di noi sarà successo sicuramente di avere fra le mani, aver letto volumi di centinaia e centinaia di pagine, alla fine della cui lettura ci accorgiamo che le pagine che contano sono poche. Qui è esattamente il contrario, ogni singola riga è densa di significato. Per sottolineare, come dicevo prima, in maniera quasi telegrafica, soltanto quelli che sono i passaggi fondamentali di cui mi occupo in questa introduzione, nella quale poi cerco di dire anche altre cose, una delle cose a cui tengo di più, che mi piace di più sottolineare, è che con Heidegger non si ha a che fare, come qualche volta si ritiene, con un filosofo o con una e con una filosofia di tipo tecnofobo. Ovvero, Heidegger non è un antimodernista spaventato dalla scienza e dalla tecnica e che le critica e che vorrebbe tornare ad una qualche passata età dell'oro. È lui stesso che in diversi luoghi dice questo. Ad esempio, nella questione della tecnica, anche ovviamente, in diversi luoghi, ma ci sono queste righe tra le altre in cui lo dice chiaramente. Il pericolo non è la tecnica, non c'è nulla di demoniaco nella tecnica, c'è bensì il mistero della sua essenza. L'essenza della tecnica, in quanto è un destino del disvelamento, è il pericolo. Il senso modificato della parola Gestell, imposizione, ci risulta forse già un po' meno strano ora che pensiamo all'imposizione nel senso di destino e di pericolo. Geschick und Gefahr. Ecco, quella di Heidegger non è una critica alla tecnica, è una critica della tecnica,
cioè nel senso della parola, del verbo greco krinein, giudicare, nel senso di comprendere. Quindi non critica a, ma critica di. Già questo è sufficiente per vedere il fatto che non abbiamo a che fare con un pensatore tecnofobo. Aggiungiamoci anche il fatto che quando la critica è fatta invece nel senso moderno della parola critica, cioè parlare negativamente di qualcosa, bene, in questo senso non parla negativamente della tecnica e la modernità, articolo determinativo, ma di questa tecnica e questa modernità. Quindi in tutti i casi, in tutte le sfumature che vogliamo considerare, il problema che Heidegger ci pone di fronte non è mai quello di una critica alla tecnica e alla modernità ed una fuga all'indietro, ma è una critica nel senso di comprensione delle circostanze nelle quali ci è dato vivere per orientarle in maniera consapevole, ammesso che sia ancora possibile, per il futuro. Da questo dovrebbe già essere chiaro, per il lettore di Heidegger in tutti i casi lo è, il fatto che il discorso sulla tecnica non è in Heidegger, non è un discorso sulla tecnologia, cioè è quello di Heidegger, è un discorso di tipo metafisico. La tecnica ha una valenza metafisica in Heidegger. Peraltro, apro una piccola parentesi e colgo l'occasione per dire che presso lo stesso editore recentemente è stato pubblicato un altro importante saggio di Heidegger intitolato Che cos'è la metafisica? E anche in questo caso l'editore mi ha chiesto un saggio introduttivo e la curatela, e questi due saggi dovrebbero essere letti l'uno a fianco all'altro, dato che, come dicevo un istante fa, il discorso heideggeriano sulla tecnica non è un discorso sulla tecnologia, ma sulla metafisica. Tecnica come un'articolazione della metafisica. E allora il discorso diventa inevitabilmente, appunto, come dice il titolo dell'altro saggio, ma che cos'è la metafisica? Tornando comunque alla questione della tecnica, bene, il lettore di Heidegger sa benissimo che tecnica in Heidegger è qualcosa che è un qualcosa che è legato a doppio filo con la metafisica. Perché, per dirla adesso in maniera assolutamente brutale e insoddisfacente, perché la tecnica è una delle modalità del disvelamento dell'essere, Sein, ovvero è una delle modalità della poiesis, al fianco del linguaggio e dell'arte. Tecnica, linguaggio e arte dischiudono l'essere, ovvero sono vie d'accesso all'essere, ovvero sono vie d'accesso a quella che nelle lingue moderne chiamiamo verità, ma ricorda Heidegger, facendo attenzione a non confonderla con la parola latina veritas, ma ricordandoci del significato, della parola greca aletheia, cioè disvelamento, verità come disvelamento, cioè non come affermazione positiva di qualcosa, ma come uscita dal nascondimento da parte di qualcosa che però rimane sempre inafferrabile. Quindi mentre esce da questo nascondimento vi rientra e diventa un qualcosa che è soltanto che è vedibile soltanto in controluce, mai in maniera positiva e affermativa, mai afferrabile chiaramente. Ecco, il problema quindi della tecnica moderna, però attenzione, tecnica moderna in Heidegger significa da Platone in poi, la modernità per lui è quella che va da Platone in poi, la modernità per lui è un'epoca che è quella della metafisica, inaugurata da Platone fino ai giorni nostri. Quindi il problema metafisico che ritroviamo nella tecnica moderna, cioè quella che va da Platone in poi, è che, come dicevo un istante fa, abbiamo sostituito il significato della parola aletheia con quello della parola veritas, ritenendo che il mondo che ci circonda, la physis per dirla in breve, sia un qualcosa di afferrabile, dominabile, calcolabile, manipolabile, descrivibile con chiarezza. E quindi la tecnica diventa
un modo per eseguire questa operazione, cioè afferrare la Fusis, controllarla, manipolarla, dominarla. In questo senso diventa Gestell, imposizione, per questo il titolo originale del 49 di questo saggio era appunto questo, Das Gestell, che poi nel 55 diventa la questione della tecnica. Ora, non posso, per quello che dicevo in precedenza, entrare di più nel dettaglio, vorrei però almeno dire che questo significa che ci sono delle idee comuni sulla tecnica che, se osservate da questa prospettiva, appaiono immediatamente come pregiudizi, e in filosofia non c'è niente di peggio che un pregiudizio. Quali sono? Ad esempio il fatto di considerare la tecnica soltanto come tecnologia, o come oggi si potrebbe dire high-tech, e quindi come se, scrivendo questo saggio intitolato La questione della tecnica, Heidegger avesse voluto scrivere qualcosa riguardo la tecnologia o quello che noi consideriamo high-tech. Non è così, perché se la tecnica è una certa articolazione del pensare, quella che Heidegger chiama metafisica e che va da Platone fino ai giorni nostri, bene, se la tecnica è una certa articolazione del pensare, allora questo significa che questa articolazione del pensare è compatibile anche con livelli di civilizzazione scarsamente tecnologizzati. Quello che è in gioco non è il livello materiale di sviluppo della tecnologia, quello che è in gioco è la forma di pensiero con la quale facciamo quello che facciamo, anche in circostanze scarsamente tecnologizzate. Secondo pregiudizio, quello di considerare la tecnica come un qualcosa di neutrale, cioè che non ha una sua essenza e poi l'essenza ce la mette dentro l'essere umano e basta, ed è quella lì. Non è così, perché se la tecnica è un'articolazione di un certo modo del pensare che Heidegger definisce metafisica, allora non c'è neutralità in tutto questo, c'è già un'essenza che è già data, l'essenza della metafisica. E qui torniamo alla domanda a cui accennavo poco fa: che cos'è la metafisica? Altro pregiudizio, che la tecnica sia una questione esclusivamente e puramente umana, questa è quella che Heidegger chiama la concezione antropologica della tecnica, affiancandola a quella strumentale e volendo superare entrambe in quella che lui definisce essere la concezione ontologica della tecnica. Bene, perché non è un qualcosa di esclusivamente umano? Perché la tecnica rappresenta, come dicevo in apertura, insieme al linguaggio, insieme all'arte, ma nella tecnica tutto questo è visibile in maniera più diretta e più immediata, rappresenta una possibile modalità del disvelamento dell'essere, cioè è uno dei modi che l'essere umano ha per relazionarsi all'essere. Ma allora questo significa che non è un qualcosa di vuoto e al cui interno il significato lo mette esclusivamente l'essere umano. È un qualcosa che è già connaturato in qualche maniera, è un qualcosa che ha già una sua essenza, dato che ci introduce, ci avvicina all'essenza dell'essere. Allora non è un qualcosa di vuoto, è un qualcosa che già è caratterizzato da quell'essere da cui arte, linguaggio e tecnica emanano. Un altro pregiudizio è quello di ritenere che la tecnica sia scienza realizzata, scienza messa in pratica, dato che nell'evoluzione storica che l'Occidente, in particolare l'Europa, abbiamo avuto la rivoluzione scientifica, la rivoluzione industriale, in cui le macchine sono state la realizzazione delle teorie, si crede normalmente che ci sia questa divisione appunto tra teoria e pratica, e che prima venga la teoria sotto forma di scienza e poi venga la pratica, cioè la realizzazione della scienza sotto forma di tecnica. Ecco, non è così, perché la tecnica, ripeto, per Heidegger è una modalità di espressione di un certo tipo di pensiero che lui chiama metafisica e che nasce da Platone arrivando fino ai giorni nostri. Questo significa che non è la scienza che viene prima della tecnica e la tecnica che viene dopo come realizzazione della scienza, ma è la tecnica intesa come metafisica, la tecnica intesa come una specifica forma di pensiero, la metafisica, che viene prima e che poi ha bisogno della scienza come sistematizzazione intellettuale di questa forma di pensiero.
Quindi è la tecnica come metafisica che crea la scienza come organizzazione teorica di questa forma di pensiero, cioè come sistematizzazione di questa forma di pensiero. E poi la scienza dà vita anche a delle realizzazioni pratiche, ma non è la scienza che crea le proprie realizzazioni pratiche. La scienza è creata da questa forma di pensiero che è la metafisica e che possiamo definire anche come tecnica e che poi ha bisogno della scienza per sistematizzare il proprio sapere. Bene, se le cose stanno così, ma ripeto che qui sto procedendo in maniera brutale e a volo d'uccello e nella introduzione che ho scritto le cose ho cercato di esporle in maniera più lineare e soprattutto con collegamenti tra una cosa e l'altra. Comunque, tornando a questa esposizione telegrafica, se le cose stanno così, ora dovrebbe essere un po' chiaro quello che, ripeto, per il lettore di Heidegger in tutti i casi è chiaro, ovvero che la tecnica la dobbiamo considerare al tempo stesso destino e pericolo per l'uomo, Geschick destino e Gefahr pericolo. Perché destino e pericolo? Destino perché insieme all'arte e al linguaggio è il modo in cui noi siamo destinati ad entrare in contatto con l'essere. Pericolo però perché nel momento in cui dimentichiamo che la tecnica insieme all'arte e al linguaggio è una delle modalità per entrare in contatto con l'essere, dimentichiamo anche l'essere, ovviamente, con il quale pertanto non entriamo più in contatto. E questa è, detta in maniera elementare, la problematica che Heidegger descrive con la formulazione di oblio dell'essere e che fa sì che tutto ciò che ci circonda, ovvero la physis, sia intesa semplicemente come un fondo a nostra disposizione. Heidegger fondo lo dice con la parola Bestand in tedesco, fondo a nostra disposizione, fino all'estremo che anche l'uomo stesso si autointerpreta come un fondo inerte con cui si può fare tutto ciò che vogliamo, tutto ciò che ci passa per la testa. E però il punto è che l'uomo, a differenza delle cose, non è mai puro fondo, anche quando tratta se stesso come puro fondo, e nella scienza, nella tecnica moderna, questo lo vediamo dispiegato oggigiorno, ma anche quando tratta se stesso come puro fondo, l'uomo non è mai un puro fondo come le cose che lo circondano. Perché? Perché il fatto di autointerpretarsi come Bestand, cioè come fondo, deriva da una dimenticanza, cioè dalla dimenticanza del fatto che la tecnica è una delle modalità con cui possiamo entrare in contatto con l'essere. Ma questa dimenticanza è pur sempre un tipo, benché sui generis, di relazione con l'essere. Questa dimenticanza è pur sempre un tipo di relazione con l'essere, quindi questo significa che anche all'apice di questa dimenticanza l'uomo ha una qualche forma di relazione con l'essere, a differenza delle cose. E per questo l'uomo, anche quando tratta se stesso, anche se stesso, meramente come Bestand, non è mai un mero Bestand, perché questo autotrattarsi come fondo inerte è pur sempre l'esito ultimo di un qualche tipo di rapporto, un rapporto di dimenticanza che l'uomo ha con l'essere stesso. Questo è fondamentale e tra pochi minuti, nel saggio lo dico meglio ovviamente, tra pochi minuti dirò perché è fondamentale, ma intanto è fondamentale fissare questo passaggio, che peraltro ritorna, aprendo una piccola parentesi, ritorna in maniera ancora più profonda nell'altro saggio, quello intitolato Che cos'è la metafisica. Tornando alla questione della tecnica, bene, c'è un'immagine utilizzata da Heidegger molto più forte di quello che io indegnamente ho detto sinora per descrivere quale tipo di relazione l'essere umano ha con l'essere, Sein. È un qualcosa sintetizzato da un detto di Eraclito che Heidegger fece incidere all'ingresso della sua baita nella Foresta Nera e che dice: il fulmine governa ogni cosa, volendo dire che
volendo esemplificare la condizione umana come segue, ovvero come la condizione di chi si trova in una foresta di notte, al buio. Questa foresta viene improvvisamente e solo per un istante illuminata da un fulmine e poi torna nell'oscurità. Nel momento in cui torna con l'oscurità, noi abbiamo una percezione di tutto ciò che ci circonda basata su quello che abbiamo visto in quell'istante di illuminazione tramite quel fulmine. Così agisce l'essere. Si manifesta improvvisamente in un istante, illuminando la physis, cioè tutto ciò che esiste, che poi torna nell'oscurità, ma quando torna nell'oscurità noi abbiamo un'immagine della physis, cioè di tutto ciò che esiste, che è quella dataci da quell'istante di illuminazione. E in base a quell'istante di illuminazione noi organizziamo, gestiamo, impostiamo il nostro rapporto con il mondo e con tutto ciò che esiste, cioè con la physis. Questo istante di illuminazione ci viene soltanto attraverso un rapporto estatico con l'essere, cioè di estasi, estatico con l'essere. Questo è il motivo per cui la tecnica ha una strettissima parentela, fino all'estremo di poter considerare che siano la stessa cosa, con l'arte. Una strettissima parentela con l'arte, tant'è vero che Heidegger ci ricorda anche come in passato, nel passato possiamo dire presocratico, esistesse un'unica parola, tecne, indicante sia quello che oggi chiamiamo il fare tecnico, cioè la produzione di oggetti, sia quelle che oggi chiamiamo belle arti. Non c'era una distinzione, perché entrambi erano un mettere al mondo qualcosa sulla base di una illuminazione precedente, mettere al mondo qualcosa. Siamo noi moderni che distinguiamo tra tecnica e belle arti, perché cambiano le modalità del mettere al mondo le cose. E perché cambiano le modalità del mettere al mondo le cose? Perché inizia ad esistere una modalità di mettere al mondo le cose che non è più estatica. Prima non era così. Prima l'unico modo di mettere al mondo le cose, anche quelle che erano di utilità quotidiana, non so, una ciotola, un tavolo, l'unico modo di mettere al mondo le cose era grazie ad una precedente illuminazione, era con la consapevolezza che le stessimo mettendo al mondo grazie ad una precedente illuminazione che ci spingeva a metterle al mondo proprio in quel modo e non in un altro modo. Nel momento in cui si perde il contatto con questa illuminazione, allora inizia a essere possibile l'idea che ci sia un produrre che è in mano esclusivamente all'uomo e che non è statico, e poi ci sia un fare estatico, e allora servono due termini per distinguere queste cose, la tecnica e le belle arti. Ma non è così, perché anche la tecnica è un qualcosa di estatico. E ecco perché è fondamentale quello che dicevo prima: anche quando l'uomo perde qualsiasi traccia di questa relazione estatica con l'essere e trasforma anche se stesso in puro fondo, cioè Bestand, anche in quel momento si ha a che fare con qualcosa di estatico, sebbene depotenziato massimamente, perché quella dimenticanza è pur sempre un rapporto con l'essere, cioè ha pur sempre una origine che è un'origine estatica. Ecco perché scrive Heidegger, qui leggo la seconda e ultima citazione di questo breve video, nell'introduzione che ho scritto ce ne sono molte di più. Ecco perché scrive Heidegger, sempre nella questione della tecnica, tecne non è solo il nome del fare artigianale e della capacità relativa, ma anche dell'arte superiore e delle belle arti. La tecne appartiene alla produzione, alla poiesis, è qualcosa di poietico. Questo ci dà anche la misura del fatto che, e questa è un'ulteriore conferma del fatto che il discorso di Heidegger non è un discorso tecnofobico e antimodernista con il quale vorrebbe tornare ad una qualche età dell'oro. Dicevo, questo ci dà anche la misura del fatto che le
La critica che Heidegger ci propone non è una critica senza scampo, nella quale arriviamo in un vicolo cieco e dobbiamo rassegnarci al fatto che le cose ormai siano irrimediabilmente così. No, esiste una soluzione, che non è in mano all'uomo, così come il problema anche stesso che si è venuto a verificare, o meglio, non è del tutto in mano all'uomo. Così come anche il problema non è tutto che si è verificato, non è tutto in mano all'uomo, ma dipende dal tipo di relazione che vogliamo intraprendere con l'essere, cioè con questo fulmine che governa ogni cosa. Perché, come dice Heidegger appoggiandosi ad Hölderlin, dove cresce il pericolo cresce anche ciò che salva, cioè più siamo circondati da questa problematica, più aumenta la possibilità che qualcuno si renda conto di questa problematica, perché vi è esposto in maniera più violenta. Ovvero, si può anche dire, questo lo aggiungo io, ma come conferma del discorso heideggeriano, si può anche dire che anche la percezione di tutta questa problematica ha le stesse caratteristiche della tecnica, cioè è Geschick e Gefahr, destino e pericolo. Così come la tecnica è il destino e il pericolo dell'uomo, anche la percezione di tutto questo e del possibile superamento di tutto questo ha le stesse caratteristiche, cioè è destino e pericolo. La percezione di tutto questo è destino e pericolo. Destino, perché l'uomo è inevitabilmente destinato a percepire l'essere, perché anche quando lo oblia, l'oblio è pur sempre una relazione con l'essere. Quindi noi siamo inevitabilmente destinati a percepire l'essere. Pericolo, perché questa percezione può essere una percezione del tutto inconsapevole, e così si entra nella problematica dell'oblio dell'essere, così la tecnica diventa un modo per manipolare il mondo dimenticandoci che ha un'origine estatica, esattamente così come l'arte. E però in tutta questa problematica rimane il fatto che anche all'apice di questo problema la nostra relazione, per quanto sbagliata, con l'essere è pur sempre una relazione con l'essere, e quindi c'è sempre la possibilità che questa relazione, che sempre rimane, prima o poi divenga invece una relazione consapevole.